Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania, quanto i rincari di luce, gas e carburante influiscono su famiglie e attività produttive? Incideranno tantissimo, ci sarà un aumento che oscillerà di circa 2.000 euro per ogni famiglia e sono costi altissimi, sono costi che veramente in questo momento, dopo 2 anni di pandemia, dopo 760 giorni di grande difficoltà, non potevamo immaginare di trovare un muro così alto che potesse essere una grande difficoltà per gli imprenditori, per i consumatori, per le famiglie, perché il rincaro della benzina, del petrolio, come quello dell'energia che è triplicato, pesa tantissimo agli imprenditori, di cui molti di questi stanno immaginando di chiudere le attività perché non ce la fanno ad avere la marginalità per poter pagare la bolletta dell'energia. Quindi probabilmente quelli che siamo riusciti a difendere dalla pandemia saranno costretti a dover chiudere per il caro energia. Presidente, invece il caro delle materie prime si sta poi riflettendo anche sui generi alimentari come pane e pasta. Assolutamente sì, lo stiamo dicendo da settembre questo, noi di Confesercenti l'abbiamo gridato al governo a settembre, l'85% dei nostri prodotti primari, pasta, pane, grano, farina e quant'altro, viaggia su gomma in Italia, quindi arriva dall'Italia, da un posto all'altro dell'Italia, da un porto a un altro della nostra penisola. E ovviamente i rincari che stiamo avendo da settembre delle autostrade e soprattutto del gasolio e dei container che sono stati fermi per circa 1 anno e mezzo, 2 anni nei porti, c'è qualcuno che doveva pagare questo scotto. Tutti questi costi sono stati passati sulle spalle dei consumatori e quindi anche degli imprenditori. Tutto questo ha dei riflessi economici perché se il cittadino ha meno potere di acquisto, poi è tutto un circuito che si ricollega. Sicuramente è così perché stiamo già soffrendo tantissimo un'economia ferma, un'economia che non riesce a dare sviluppo. Ovviamente ci mettiamo che un consumatore che da sempre guadagna 1.300 euro, ma probabilmente 10 anni fa, 15 anni fa, il suo tenore di vita gli permetteva di poter conservare dei soldi che gli consentivano di poter spendere per sé, per la sua famiglia, per acquistare delle scarpe, un vestito, per andare 2 volte, 3 volte al ristorante, al cinema, a teatro, e tutto questo oggi è assolutamente impossibile. Quindi stiamo mettendo in condizione che chiunque abbia un mensile non può permettersi assolutamente poi di spendere. E quindi quello che è la struttura dell'economia delle nostre imprese in Italia viene a mancare.